Ben ritrovati con SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna che questa settimana vi propone una puntata che parla di skyrunning, trail running e scialpinismo. Valzurio Trail, record di presenze per la prima tappa del circuito Fly Up. Sui sentieri aerobici alla corte di Mario Poletti vincono Sergio Bonaldi e Yvonne Buzzoni. Sono contento di come è andata la gara perché è la prima volta che partecipo a questa gara, non conoscevo il percorso, quindi si ha sempre un po' la preoccupazione di sbagliare. Poi qua si parte subito in salita che ti spezza il ritmo, avevo paura di esagerare per poi pagare nella discesa. Comunque complimenti a tutti, all'organizzazione, il tempo stupendo, una bella giornata. Comunque ho visto che ci sono stati tanti partecipanti e la gara è sentita. Quest'anno una nota positiva è stata la neve, calpestarla con una bellissima giornata veramente top per questa gara. Sono contenta per Mario e Gianina perché lo meritano, è un percorso fantastico, ogni anno scopro qualcosa di più bello. Quest'anno è arrivata la vittoria, anche se facendo la mamma a tempo pieno questa notte non ho dormito niente, però è andata benissimo, sono contenta e sono sicura che sono andata bene perché la gara è stupenda e mi piace tutti gli anni correrla. Skyrunning Italy Cup in Sardegna vince Giuditta Turini. Anche quest'anno ho voluto partecipare alla Villa Cidro Sky Race. È stato un buon test di inizio stagione in quanto si tratta di una gara corta, veloce ma allo stesso tempo tecnica, come piace a me, dove ci si può davvero divertire. Sono molto soddisfatta della prima parte di gara in cui sono riuscita a tenere un buon ritmo, migliore rispetto a quello dell'anno scorso. Questo mi ha permesso di amministrare in modo migliore la parte finale, l'ultima discesa, senza correre troppi rischi. Alla Villa Sidro era prevista anche una prova Ultra Sky Marathon. Qui c'è la griff di Franco Collè. Villa Sidro non delude mai. Già lo scorso anno ero venuto a fare la 21 km e quest'anno ci sono tornato. E anche se il mio fisico non era ancora pronto per fare 58 km e 5200 metri di dislivello, ci ho provato lo stesso e devo dire che mi sono veramente divertito. Percorso eccezionale, unico, molto tecnico e che non ti dà mai un attimo di tregua, devi sempre essere molto concentrato. Ho percorso i primi 10 km con Alvard e Galeati, dopodiché ho aperto il gas e ho provato a forzare il ritmo e ho preso quel margine che poi mi ha permesso di fare una bella gara in solitaria e sono veramente soddisfatto di come ho chiuso, quindi Villa Cidro alla grande. Patrouille des Glaciers, un'ultima fatica prima del meritato riposo. L'ultima tappa 2022 di La Grande Course prevede una vera e propria cavalcata alpina di 53 km da Zermatt a Verbier. Il tifo azzurro sarà tutto per Michele Boscacci, Matteo Eidalin e Davide Magnini. Ormai ci siamo alla fine di questa lunghissima stagione 2022 e come gran finale saremo presenti alla Patrouille des Glaciers, io in squadra con Davide Magnini e Matteo Eidalin. Che dire, è stata una stagione infinita e anche l'ultima gara sarà altrettanto infinita. Parlano del percorso con parecchi pezzi a piedi vista la scarsità di neve e niente, noi siamo molto motivati, siamo pronti a dare battaglia, sicuramente ci saranno la squadra dei francesi e la squadra degli svizzeri che sono lì per vincere la gara, ma noi cercheremo di difendere il titolo del 2018. Quindi seguiteci e ci vediamo a Verbier nel minor tempo possibile. Ciao ciao! Vernissage milanese per la presentazione ufficiale di Valle dei Segni Wine Trail. Tenetevi liberi, si corre a fine ottobre. Abbiamo presentato qui in Regione Lombardia la Valle dei Segni Wine Trail. Siamo alla prima edizione, una gara che ha in sé tre gare, tre distanze, tre diverse partenze, un unico punto d'arrivo. Abbiamo la gara regina, 55 km, che parte da Capo di Ponte e arriva ad Arfo Boario Terme. La gara minore, che è 18 km, sempre partenza da Piamborno, nel borgo di Piamborno, con arrivo ad Arfo Boario Terme. E la 8 km, la short trail, con partenza e arrivo ad Arfo Boario Terme stesso.
L'idea è nata da 5 persone, 5 amici che avevano questo grande sogno di creare un evento che andasse al di là della gara stessa, quindi della parte agonistica. E quindi ecco perché il nome Wine Trail, per abbinare alla gara tutta quella che è la parte culturale, storica e dell'enogastronomia. Per le iscrizioni e qualsiasi informazioni andate sul nostro sito valedeisegniwinetrail.it. Anche per questa settimana è davvero tutto. Il nostro consiglio non cambia, che siate in allenamento o in gara, continuate a sognare, osare e non mollate mai.